Ciao ragazzi, siamo con Daniele Stella che oggi ha fatto... Poi ho fatto Svizzera Piena e poi Passing of 4, con Dremazzo di Occhio. Non volevo fare niente, così. Ho giocato destro, perché secondo me ripeto il mazzo più forte. Vi faccio vedere la lista, piuttosto standard, 41 carte. Tre Alubar importantissimo, perché è la carta principale del mazzo. Questo perché è fortissimo. Molto molto utile, dovete averle combo. Due di queste perché non gioco fasce, che non mi piace, quindi bastano due. Poi questo qua come target per il nostro fusione luce. Poi due soli di questi e tre di questi, non il contrario, come magari spesso si vede, perché secondo me questo non serve a te. Lo desidi spesso, ma questo qua gli scattini ti aiuta tanto. Poi come attacchi generiche gioco 3, 1 e 3 in permanenza, sono 7 carte anche per crossout, questo qua lo gioco 1. È molto utile e volevo giocare tante HT perché mi aspettavo un meta pari e le HT nei meta pari sono abbastanza forti. Poi per 41 carte, per quanto riguarda le magie, per finire il pacchetto Inco gioco 3 di questi e due di queste, due polimerizzazioni molto importanti. Questa qua non capisco perché la gente ne gioca due, veramente stupida, perché fa spriccare ed è troppo forte. Poi come reparto del branded, cioè le spell, gioco 3, 2, ovviamente 3 è una di queste, perché niente da dire qua, non gioco l'host perché se no devo aumentare troppe carte e perché non serve, cioè alla fine il tuo problema è Ash e non lo risolve l'host. Una carta che invece risolve il problema di Ash è questa qua, che ovviamente gioca per Ash, sono molto forti. Ma questa qua è una delle carte più forti del gioco, secondo me. Gioco anche una mina mistica, perché con questa è un out, sono tre, quindi è molto utile. Questa qua non è una carta ricca, perché è molto buona anche andando secondo me. Poi gioco tre drop, è un generico, con il segno, e quindi magia finita. Faccio vedere l'extra gioco, che è incollato, due di mele. Forti, fortissimi, fai sempre due maschere, perché insieme sono molto buoni, perché fanno pagare 1200 quasi sempre. Uno di questi generica negazione, l'extra ma alla fine è molto standard. Due di questi li evochi sempre, quindi molto necessari. Tre di questi perché li manda sempre, ti riciclano risorse. Due di questi perché contro il permanence e trainer vari, se te ne prendi una è giusto risolverlo. E poi questo qua, vabbè, forse è come flex, gioco questi due, che questo qua è buono contro contact C, lo preferisco a Titanic Land che non mando mai. E questo qua invece è buono contro i mazzi che non hanno costi troppo forti in attacco, anche per banish. Vabbè, l'extra lo gioco così da tanto e non cambierei niente, cioè. Le side ho cambiato qualcosina ovviamente, perché mi aspettavo un po' di così adesso, cioè i Nibiru al solito li ho sempre giocati fortissimo in tutti i mazzi combo, anche perché qua ci sono più HT, quindi sono ogni volta che la pesca in combo. E tre twin fortissimo contro i mazzi, stessa cosa Red Reboot contro i mazzi combo. Poi gioco 1 e 1 per cross out, non ne servono di più, l'ho sempre giocato perché comunque non gioca. Ciao. Opion ragazzi, non ti serve averne altre. Quanto chi è perso? Ho detto, con due idee. Come mai? Per Opion. Poi gioco 3 di questi. Ciao. Questi qua sono molto generiche e mirate. Questi qua sono contro il cursore, questi qua sono contro Flanderese. Cioè volevo una carta autowin molto forte contro entrambi i mazzi. Basta, alla fine la profile è più veloce, quelle che avete visto negli scorsi giorni, tra nazionale, tra UCQ di Palermo, quindi ho cambiato poco. A solito ringrazio il mio team, il project, e anche i ragazzi del Piave, gruppo Discord. E basta, ci vediamo alla prossima profile. Ciao ragazzi.